Il destino della nazione dipende dall'educazione del suo popolo. Vieni qui, bambola! Sono ufficialmente le 8:01, muovetevi ragazzi! Svelti, svelti, non vi gingillate! Herbert Jones, giù dalla mia macchina! Svelti, svelti, svelti! Avanti, muovete quelle gambette, avanti! Salite, coraggio, non siete sull'Everest! Abbottona quel topo, Carla! Herbert! Chi dorme non piglia pesci, pensaci. Prova a tirare, Wanda. Prova. Brava ragazza. Distruzione totale. Ci sono danni? Beh, insomma. Accidenti. Qui c'è un graffio. Dove? Qui. Oh, oh, oh. La gente dice che l'acido causa danni cerebrali, eh? Però, che cosa hai detto? Ehi, sai che lezione abbiamo adesso? Fisica? Eh? Reggie? Non c'è nessuno qui dentro. Oddio. Ah... Sono morti tutti quanti, fratello. È la catastrofe nucleare. D'Agostino e Barry! È ancora vivo. Sono esattamente le 8:26 e voi due drogati vagate ancora per i corridoi. Perché non siete in aula magna? Preside Moss, noi l'abbiamo cercata dappertutto. Che cosa volete da me? C'è un tizio che le ha disintegrato la macchina. Disintegrata tutta. Non... La mia Buick? Già. Abbiamo provato a inseguirlo, ma non ci siamo riusciti. Sì. Sì, perché lui aveva un bazooka, quattro bombe a mano, una bomba atomica. Andate subito in aula magna. Sì, signore. Ecco, anche se è vero che è molto probabile che io vada a Yale, questo non vuol dire che io non debba soffrire della depressione adolescenziale. Ma
Sono venuto qui per dirvi che la droga e l'alcol non sono l'unica risposta ai vostri problemi. Sei una testa di cazzo. Ehi, vaffanculo, bello. Grazie, amici. Grazie per avermi tenuto il posto. E state zitti! Che spavento! Dove l'hai affittato quel vestito? Da Merino! Allora, come presidente del Consiglio degli Studenti, sono molto fiero di presentarvi questa manifestazione. Vaffanculo, Steve! Perciò, senza perdere altro tempo, vi presento caldo caldo da Salt Lake City il gruppo mormone Gasati dalla Vita! Trovato liceo di Fairmount, siamo gasati dalla vita, sponsorizzati dalle persone stupende del Bounty Burger. Vattene, replicante! Io so bene quanto siano duri gli anni dell'adolescenza. Facci vedere le tette! Ma non dovete dimenticare che non siete davvero soli. Ci unisce l'amore che alberga nei nostri cuori. Attacca, Joe! Dai, è atroce, allucinante. Spetta a noi salvare l'assemblea. Andiamo a sfondargli il posteriore. Che? Ragazzi, che c'è? Virus Man, dobbiamo assolutamente impedire che questa merda vada avanti. D'accordo. Che avete in mente? Calmatevi, da bravi! Oh, rimettiamoci a sedere. Pentitevi! Perché mi trattate così? Voglio solo aiutarvi! Non fare così, cerca di calmarti. Su, calmati, andrà tutto bene, vedrai tutto. Devo andar via! Che cosa sta succedendo? È un'indecenza! Un'assemblea da sballo, preside Moss? Spazio. B-spazio. Spazio. C-spazio. D-spazio. Il mondo spazio. È una buffonata. Odio la mia vita. Ehi, come si accende questo coso, fratello? F spazio spazio spazio. È arrivato il momento di fare un festino, che ne dici? Spazio. Questo computer fa schifo. Ehi, Reggie. Spazio. L'amore va oltre le apparenze, vero? Ma di che diavolo stai parlando? Spazio. Niente. Niente. Spazio. Dove ci raduniamo?
Ah, perché non andiamo a casa della tua matrigna cattiva? No, 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 no. È il momento di confrontarci con un grado superiore di difficoltà. Lisa. Che vuoi? Vuoi fare sega? Ti porto a una festa. Su, dai. Tanto lo so che ti piaccio. Mi vuoi lasciare in pace? Io mi preoccupo per te, Lisa. Un giorno di questi avrai una folgorazione e alla fine ti accorgerai che hai perso tutti gli anni scolastici a studiare. E tu invece alla fine ti accorgerai che sei solo un perdente. Ci vediamo domani, professor Bloom. Vai. Niente paura, sono un professionista e so esattamente quello che faccio. Ora vai. Vedrai che le macchine si fermeranno, vai. D'accordo. Non vogliono ascoltarmi. Che pazzi. Non mi ascoltano mai. Mai. Ehi, fratello, sai come si arriva a Stratford Road? No. Per caso, sai dov'è Sterling Ridge Lane? No. Non lo sa. Come non lo sa? È un vigile volontario di quartiere. E allora? Ehi, testa di cazzo! Uno che non conosce nemmeno il suo quartiere. Scemo fatto! Ti ammazzo! Vai! Ferma! Vai! Accosta! Fermo! Ho detto fermo! Avanti! Buongiorno! Sì, signora Winston. Sì, dica, che c'è? Non so più perché abbia bussato. Signora Winston, ha i fogli di assenza dalle lezioni? Il mio defunto marito ha scritto una piccola poesia che si chiama Piccoli fiori. Hanno marinato tutti gli alunni dell'ultimo anno. D'Agostino si è messo in testa di raggirarmi. Neanche se fai salti mortali. Esce. Ciao. Una festa da sballo. Ho un'importante missione per te. Vuoi che dia fuoco alla casa del preside, indovinata? Certo, però prima ci servirebbero delle provviste. Ehi, chi viene a prendere la birra? Io! Non sarebbe un delirio scopare tutti nel letto del preside? Non ti muovere. Ciao, che ci fai qui? È una festa per quelli dell'ultimo anno, no? Già. Allora sono nel posto giusto. Bello, pensi. Cosa c'è, Steve? Ho pensato che avrebbe voluto dargli un'occhiata, signore. Avanti! L'ho trovato oggi sul pavimento della mia classe. Avanti! Dax e Reggie
vi invitano alla distruzione totale. Ore 12 al 237 di Stratford Road. Quella è casa sua, signore. Io ti conosco. Tu sei quello intelligente. Ti vuoi sparare questo? No, grazie. Eccoti qui. Come va, Lisa? Sei pazzo, per caso? Perché? Siamo in casa del preside Moss. Oh, non ti preoccupare, lui non lo saprà. Puliremo tutto e ce ne andremo alle 3. Sta tranquilla. Ah, no, Miaschi! Miaschi! Tu sei disgustoso. Ah, dai, fai l'aspirapolvere, mangiami un altro. Io non mi faccio punire per questo. Ma fai schifo! Sorpresa! Buon compleanno! Tu credi di essere immensamente spiritoso, D'Agostino? Nessuno dei tuoi amici ride adesso. Sanno che è colpa tua se passano il sabato in punizione a scuola. Ehi, non è colpa mia. Beh, allora chi è il responsabile del massacro operato a casa mia? Il sistema scolastico. Oh. E come mai è colpa del sistema scolastico, Beh... La ragione per cui ho dato la festa, preside Moss, è perché... Siamo completamente stufi. Sì, siamo adulti, sa, e lei continua a bombardarci con i suoi regolamenti. È assurdo. La smetta di trattarci come bambini, siamo già completamente sviluppati. Non avete contatti con la realtà. Non ci serve questa merda di a spazio, ci spazio, mettete un po' d'amore nei vostri cuori. Noi abbiamo bisogno di una sfida. Voi dovete riguardare questa roba educativa, non funziona per niente. Ora io non dico che sia colpa sua, non la biasimo. Lei in fondo è solo una pedina del gioco. È il governo, amico. Il governo fa schifo. Sì, è vero. Adesso che mi avete illuminato sul vero problema che dobbiamo affrontare, penso che dovreste comunicare al presidente le vostre opinioni. Che? Vi dirò di più. Perché non concretizziamo questo progetto? Voglio che scriviate una lettera di 500 parole al presidente degli Stati Uniti su quello che vorreste che il governo facesse per salvare dal marasma il nostro sistema educativo, d'accordo? Bene, il signor Diblow si occuperà di voi oggi. Signor Diblow, ho dato un tema da svolgere a questi studenti. Si assicuri che finiscano per l'una in punto. E se non hanno finito, resteranno qui tutto il giorno. So esattamente come trattare questi studenti, signore. Miaschi è crollato. D'accordo, luce. Qualcuno lo raccazzi. Non volete abbassare la voce, sto cercando di scrivere la lettera. 5, 4, 3, 2, 1. È in bianco e nero. La gravidanza in età adolescente non è uno scherzo. Ah, per favore, Susie. Tutti fanno l'amore. Non lo so, Eddie, tesoro. Non credi che dovremmo usare uno di quei cosi? Un preservativo? Non ti preoccupare. Dai, fatela. Lo tirerò fuori all'ultimo minuto. Dai, forza. Non lo farà mai. Dai, fatela. No. Dai, fatela. Così. Beh, Susie. Le analisi dicono che presto sarai madre. Non ti preoccupare. Lo tirerò fuori all'ultimo minuto. Non ti preoccupare. Chi è morto? Perché urla così? A causa della sua gravidanza, Susie fu costretta a lasciare la scuola e non realizzò mai il suo sogno di fare la segretaria. 4 stelle! È un capolavoro! Vedete, ragazzi e ragazze, la gravidanza in età adolescente non è uno scherzo. Senatore, c'è il presidente in linea. Che vuole da me quel cretino progressista? Buongiorno, signor presidente.
Senatore Luhrmann, ho ricevuto una lettera di alcuni studenti del suo stato che esprimono preoccupazione per il nostro sistema scolastico. Ah? È una delle lettere più intelligenti che io abbia mai letto. È magnifico, signore. Vorrei invitare questi studenti a Washington per parlare a favore del mio progetto di legge. Lei andrà in Ohio a portar loro il mio invito personale. Certamente, signor Presidente. Partirò domattina. Le sono grato, senatore. Buongiorno. Buongiorno a lei. Stronzo. Il progetto di legge del Presidente sull'educazione. Sono molto emozionata all'idea di poter finalmente insegnare. Potrò fare molto per gli studenti. È solo un corso di dattilografia, Miss Milford. Si attenga al programma del signor Bloom e andremo perfettamente d'accordo, vedrà. Ma che succede? Signora Winston, che ci fa qui la polizia? Oh, buongiorno! Che ci fa qui la polizia? È proprio per questo che sono uscita. E allora? Il senatore Luhrmann è venuto a trovare alcuni studenti. Quali studenti? D'Agostino e alcuni suoi amici. Mio Dio! Ora danno una conferenza stampa. Dove sono? Dove sono? Il senatore Luhrmann è venuto a trovare alcuni studenti. Io credo che sia un giorno glorioso per il liceo di Fairmount. Quello in cui il presidente ha chiesto a questi splendidi studenti di parlare a favore del suo progetto di legge sull'educazione. La nostra nazione ha bisogno per il futuro di giovani leader intelligenti. E chi più degli studenti stessi è adatto a discutere i problemi della scuola? Ragazzi, il presidente ha davvero fatto centro questa volta. Ci sono domande? Mi scusi, senatore Luhrmann. È per ordine del suo partito che ha fatto questa proposta al presidente? No. Io non posso prendermi il merito di questa iniziativa. Ha deciso il presidente da solo. Non è stata un'idea mia, assolutamente. Io, in fondo, sono solo un povero fattorino. Ora, se non c'è altro, signore e signori, vi rivedrò tutti con piacere. Senatore! Ciao, America! Senatore, un'altra domanda! Senatore! Senatore, mi scusi. Ah, e sono il preside Moss. Mi dispiace di non averla accolta, ma ho avuto un contrattempo. Faccia in modo che quei ragazzi siano a Washington tra due giorni. Eh? Washington? Andrebbero a Washington? Questo è il piano. E lì parleranno a nome del presidente. Potrei suggerirle qualche altro studente? No, signore. Questi sono gli studenti che hanno scritto la lettera. Sono questi che vuole. E questi sono gli studenti in cui il presidente dovrà riconoscersi. Niente scuse. Tu porta quei ragazzi a Washington o ti sfondo il culo. È chiaro? Sì, signore. Mi raccomando. Andiamo, figliolo. 6596. Frank Hardon, per favore. Frank, parla Luhrmann. Amico, apri bene le orecchie. Il presidente si è appena messo in condizione di fare una pessima figura da incompetente. E voglio dire davvero pessima. Dunque, io la vedo come un'opportunità perfetta per fare un sacco di soldi e mi chiedo se ti può interessare una piccola proposta. Ottimo. Ti chiamo appena arrivo a Washington. Voi ragazzi scendete dalle moto e andate in classe. Sentito? Svegli! Ti starai chiedendo perché ti ho fatto venire qui nel cuore della notte. Mi serve che tu mi faccia un favore speciale, Steve. Un favore che sarà il nostro segreto. Te la senti? Ma che fai? Credevo che lei volesse... Non hai capito niente, imbecille. Scusi, signore. Mi serve una talpa nella gita a Washington. E cosa me ne viene? Per esempio, incontrerai il presidente. Eh? Il presidente? Potrei chiedergli una raccomandazione per Yale. Esatto. Mi serve che tu controlli D'Agostino e i suoi amici e che mi relazioni su tutto quello che fanno. Voglio i dettagli.
Può contare su di me, signore. Eccellente. Dobbiamo fare tutto il possibile per assicurarci che non accada niente di bizzarro. Diario del comandante 94237.4. Ho appena ricevuto una comunicazione di priorità 1 dal comando della flotta stellare. Ci sarà un'alleanza tra i Klingon e i Romulani che si stringerà proprio qui sulla Terra. La nostra missione: infiltrare l'equipaggio Klingon per rapire il leader dei Romulani. Computer, mostra i documenti sull'equipaggio Klingon. Computer, mostra il leader dei Klingon. Esattamente come pensavo. Computer, mostra il leader Romulano. Signor Spock, la sua analisi. Ha ragione. Dobbiamo fermarlo. Andiamo, tenente. Lei mi accompagnerà al teletrasporto. Signor Spock, lei ha il comando. Ho detto all'agenzia di mandare qui l'autobus esattamente alle 7:30. È arrivato. Guarda che roba. Eccellente! Siete voi che andate a Washington, fratelli? Sì! Il re della droga è vivo. È l'autista. Mi chiamo Rosso, fratello, scusa il ritardo. Non arriveremo mai vivi a Washington. Su, montate! Salve, sono Tracy Milford, insegnante Chaperon. Beh, benvenuta a bordo. Passa le chiappe, bella. Grazie. Ehi, fermo. Dove credi di andare? Salgo sull'autobus. Sei sull'autobus sbagliato, fratello. Questo qui è l'autobus magico. Confido che si atterrà scrupolosamente al programma. Sono precisamente le 8:06. Parta immediatamente. Preside, testa di cazzo. Michael, rock and roll! Navicella a Enterprise. Procedo con apertura portelli di uscita. Invisibilità spenta. Pronti a partire, tenente. Navicella, avanti tutta. Ah no, grazie, sto guidando. No. No, sei capone. Ma perché devi essere sempre così capone al telefono? Non ti capisco. Ah, grazie. Dags, ho visto quello psicopatico del vigile di quartiere in una macchina con il tenente Uhura. Ah, come no? Oh.
Mamma dice che fa male farsi e divertirsi. Du 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 da da. Non si vede niente. Ehi, virus. Ehi. Ti dispiace darmi un consiglio? Un consiglio? Sì. Di che si tratta? Dimmi un po', che ne pensi di Lisa Perkins? Voglio dire, uno schianto, eh? Che cosa? Perkins è fuori di testa, fratello. E tu come lo sai? Me la sono fatta l'anno scorso alla gita al lago e mi sei rivoltata come una psicopatica. Ti sei fatto Lisa Perkins? Già. Ma, sai, non glielo chiedere, lo negherà, sai. Se fossi in te io mi butterei su Meg. No, Meg è una lesbica. Sì, ma tu per farle cambiare i gusti. Tu puoi, Dance, certo. Credo proprio di no, Virus. Sì. Sapete cosa vorrei fare? Saprò. Mi voglio fare una giapponese. Ehi, che le dici di Carla Morgan? Credo che sia mezzo ebrea. Mi voglio fare una giapponese. Una giapponese vera, sì. Con la pelle di morbida seta, gli occhi a mandorla e lunghi capelli biondi e lisci. Una giapponese bionda. Sono una specie rara, però esistono. E io ne troverò una. Se controllate il programma, constaterete che questa è l'unica fermata che faremo prima di arrivare a Washington. Perciò vi consiglio di soddisfare tutti i bisogni che avete in mente. Tipo farsi qualche birra. Dunque, metterò la sveglia del mio orologio tra 10 minuti. Solo 10 minuti. Quando suonerà la sveglia, l'autobus partirà con o senza di voi. Una domandina al volo, Dags. Hai 10 studenti minorenni che bramano beveraggi alcolici in un negozio che contiene anche il preside del tuo liceo. Che cosa fai? Che cosa cazzo fai? Io elimino il preside. Ehi, non voglio guai da voi, ragazzi, capito? Fate i bravi. Odio essere rimproverato per qualcosa che non ho ancora fatto. Ragazze, che cosa fate lì? Alzate quella roba, forza! Tu, ciccione! Lascia stare! Non toccare, sai! Non toccare! Il topo è entrato nella trappola. Tempo? 7 minuti, sincronizza! Ero in seconda media, mia zia Jenny per un giorno mi prese da parte e mi disse: Tracy, quando sarai grande diventerai un insegnante e sarai maledettamente brava. E poi in terza media, se ci ripenso. Missione compiuta. Dov'è Reggie? Sta portando l'ultimo carico. Avanti, Reggie! Sbrigati, sbrigati! Birra,
Bill, mettetela qui sotto, smetti! Dai, seduti! Apra la porta! Mi spiace, ma abbiamo un programma da rispettare. Sì. Apra la porta! Qual è la parola magica? Apra la porta! Qual è la parola magica? Per favore! La parola magica è rock and roll. Che ti è successo? Ti sei pisciato addosso, fratello? Che aspetta? Sì, che c'è? Sì, ammiraglio, affermativo. Passo e chiudo. Nuovi ordini dal comando stellare. Il leader dei Klingon deve essere eliminato. Pronti a colpire, tenente. Nova X è scattata. Farò a pezzi, brutti sporchi Klingon bastardi! Dimmi, come farai ad arricchire i miei bounty burger con un pacchetto di riforme scolastiche? Semplice. Appena quel branco di ritardati arriva a Washington, il presidente farà una tale figura da imbecille che nessuno sano di mente appoggerà il suo progetto. Ed è a quel punto che io presenterò il mio pacchetto di riforme scolastiche. Questo è bello e allettante, ma non me ne frega niente della riforma scolastica. Frank, se ci fosse un articolo nel mio progetto che dice che i bounty burger dovranno rimpiazzare le mense in tutte le scuole pubbliche, te ne fregherebbe? I bounty burger in tutte le scuole mi farebbero guadagnare miliardi. È tutto scritto qui dentro. E quanto mi costerà, Lurman? Solo un significativo contributo per la mia corsa alla presidenza. Lo puoi anche considerare un investimento per l'America. Over the river and through the woods to grandfather's house we go. Hey! The horse knows the way to carry the sleigh through the wild and drifted snow. Oh, guardate! Buongiorno. Senta, ho appena avuto un coso, un piccolo incidente d'auto. Ci può dare un passaggio? Sei un fan di Star Trek? Sì. Anche noi. Ah. Salga pure. Oh, grazie. Guarda, benvenuti in Pennsylvania. Ah, grazie. Si sente bene, ha una cera orribile. E che a volte soffro di mal d'auto, ma sta bene. Forse dovremmo fermarci. No, no, non ci fermiamo più. Non voglio che perdiamo altro tempo. Studenti! Studenti! Potete abbassare il volume, per favore? Il preside Moss ha una crisi di mal d'auto. Vomita! 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 Non sto affatto per vomitare! E quest'autobus non si ferma più! Ah, che schifo! Vorrei poter fare qualcosa. Ecco, sorella, dagli una di queste. Che cosa sono? Pillole contro il mal d'auto. È grandicella, eh? Beh, è una pillola per far passare il mal d'autobus. Mandala giù, fratello, è buona. È tutta roba naturale. Dai,
Grazie. Scommetto che ti senti già meglio, no? Capitano Kirk e equipaggio, ho avvistato il vascello Klingon. Segua quell'autobus, signor Sulu. Sulu? Io mi chiamo Wong. Capisco, siete traditori della Federazione. No, no! Nessuno di voi faccia una mossa. Va bene, non sparare. È una Walter PPK semiautomatica. Sì. Io controllo la mamma. Come? Avanti tutta, coraggio, sì. Traditore. Preside Moss! Che cos'ha? È morto? No, non è morto, fratello. È soltanto in coma. Cosa? La pillola contro il mal d'auto che ha fatto effetto. Gli ho dato una cosa un po' pesante. Tranquillante per cavalli. Ma se l'ho vista ingoiarne moltissime. A me non fanno effetto, sorella. Con tutto quello che mi faccio di solito, sono immune. Ehi, Moss è caduto in coma! Facciamo una festa! Rock and roll! È eroina, eh? È insulina. Potrei... non me ne vendi qualche dose? I miei pregi battono i miei difetti 5-4. No! Ehi, calmati. Senti, è ora che tu e io dichiariamo una tregua. Che ne dici? Giusto. Allora, perché non butti via questi libri e vieni sul retro a divertirti? Non posso. Perché no? Nessuno mi può soffrire. Ma non è vero. Sì che è vero. Sono tutti convinti che io sia una pazza frigida. Beh, Virus e Reggie lo pensano, ma io no. Senti, puoi dimostrare che hanno torto se vieni a bere con noi. E va bene. Mi hai convinta. D'accordo. Andiamo. Ehi, guardate chi c'è. Salve, ragazzi. Non è più carino così? Sì, così è molto meglio, sorella. Molto meglio. Il mio presidino tanto carino. Metti due lattine di birra, va giù. 22 lattine di birra, van giù. Che delirio! Non è vero, Herbert? Daz. Pensavo al rapporto che presto nascerà tra noi. Credo che sarà una buona cosa. E dando per scontato che non devi parlare troppo, che lascerai decidere tutto a me e che i miei genitori non sapranno mai, dico mai e poi mai, che sto con te, credo che potrà funzionare tra noi due. Ma mi stai a sentire quando parlo? Sì. 23 lattine di birra. È una cosa seria. Bevi un po'. Passala. Spock, la navicella ha incontrato una strana materia aliena. Faccia dare una controllatina al computer. Ragazzo, procedi. Ehi, Reggie, fratello, dammi una birra. Mi si impasta la bocca. Reggie! Che palle. Fate proprio pena, non sapete davvero divertirvi. Quando avevo la vostra età, ci
divertivamo un casino. Ma sono tutti morti, tanto vale che faccia un festino. Ehi tu, nel retro dell'auto! Dì al tuo autista di accostare! Fermate quell'autobus! Every day I get the cue. Schermi di protezione. Allarme rosso. Ehi, Rosso, la festa è finita, che stai facendo? Rallenta! Rosso, ci stai lievemente spaventando. Non puoi rallentare un pochino? Rosso? Moriremo tutti quanti! Sto scazzo! Tardi, non ce la faccio! Fermo l'autobus! Va bene, ci provo! Tenetemi forte! Sì, alla via, così! Da paura. Rosso è secco, amici. Era uno famoso. Guardate che roba. Questo è lui, nel piano della vita. È lui, va bene. È il re del fumo. Sapete, guardate, Rosso è il re del fumo. Tre, un rapper rosso! Aveva una Walter TPK semiautomatica. Sì, lo giuro. Sì, va bene. Ci penso. Stiamo sondando il lago, ma non c'è alcuna traccia del suo uomo di Star Trek. Cosa? Sono costretto a misurarle il tasso alcolico, signor Wong. Ti avevo detto di non farlo salire asino! Avanti, avanti, venite tutti qui! Si può sapere che state cercando di fare? Non siamo neanche arrivati a Washington e già abbiamo avuto una tragedia. Presidente Moss. Cosa? Ehi. C'è qualcosa che posso fare per lei? Ho bisogno di un numero di telefono per mettermi in contatto con lei, signore. Sì. Ecco. Liceo di Fairmount. È una scuola speciale. Eh? Tutti quanti sull'autobus, avanti! Ma Preside Moss... Dai! Guido io, fratelli! Tenente! Tenente! Oh, grazie a Dio! Klingon bastardi! È tutta colpa mia! Forse dovremmo tornare a casa, Preside...
No, ora proseguiremo come da programma. Basta parlare laggiù. Non farò mai più la figura del buffone per voi. Allora, rimanete qui, non toccate niente e non muovete. Io me ne vado. Buongiorno e benvenuto al Bright Gate Hotel. Posso aiutarla? Buongiorno a lei, Peggy. Salve. Todd Moss, preside. Liceo di Fairmount. E credo che abbia delle prenotazioni a nostro nome. Liceo di Fairmount, mi faccia controllare sul computer. Raccogli. Siamo venuti per parlare con il presidente. Le farò avere la carta intestata. Oh, che fai? Non spingere. No, non spingere tu. Fermo. Ma non è colpa mia. Scusi, preside Moss. Sono ragazzi. Fratelli. Strumenti di tortura, grande. Ma guardate questa stanza. Superba. L'adoro. Chi ha un cacciavite? Guarda. Questo è un immondezzaio. Senti, Steve. Chi ha una birra? Questo è l'unico posto libero che abbiamo trovato. Cerchiamo di adattarci. I miei genitori ne saranno informati. Scusate, studenti, l'autobus parte tra 5 minuti per il tour di Washington. E non si può evitare. Ma no, sciocchino. Vedrai che vi piacerà. 5 minuti? Quella donna deve essere scopata. Dougs! Cosa? Guarda che roba! Ci può vedere? Io credo di no. E quello laggiù è il monumento a Lincoln. Da quella parte, studenti, la Casa Bianca. E quest'altro è il monumento a Jefferson. Non possiamo scendere nemmeno per fare una foto. No. Per favore, una foto soltanto. Avanti, avanti, radunatevi insieme, tutti insieme, togliamoci questo dente. Allora, ascoltate, J. Edgar Hoover fu a capo dell'FBI dal 1924 fino alla sua morte nel 1972. È stato un grande americano. Era un travestito nazifascista e spero che marcisca all'inferno. Ehi, perché non possiamo vedere la tomba di Kennedy? Perché non ve lo meritate, Kennedy. Chi è Kennedy? Senti, non ci mettiamo tutta la giornata. Su, stringetevi. Avanti, avanti. E facciamo almeno finta di divertirci un pochino, coraggio. Cosa sono quei musi lunghi? Il pazzo ancora! Fermi, state pronti. Virus, tirami il dito. Pronti a sparare. Uno, due, tre. Sì! Come brucia, come brucia! Chi è stato? Il tour è finito. Cosa? Non è possibile. Hanno spento la fiamma perpetua. Ma sono ancora più teste di cavolo di quanto potessi credere. Gli studenti del liceo di Fairmount sono qui. Li faccia entrare e ci sentiamo dopo. Ah, benvenuti a Washington. Com'è andato il viaggio fin qui? Favoloso, nemmeno un problema. Bene, bene. E così?
Mi dica, i suoi ragazzi hanno riflettuto su cosa dire alla commissione sulla riforma del sistema scolastico? Sì, noi gli diremo che il sistema scolastico fa schifo. Schifo al cazzo. Non è quello che diranno, signore. Perché no? Vabbè, per me è geniale. Ha ragione. Geniale. Non dimenticate che il presidente ha invitato voi ragazzi a Washington perché... perché vuole che diciate al paese quello che pensate davvero della scuola. Perciò se credete che la scuola faccia schifo al cazzo, allora ditelo forte. Mi promettete che lo farete? Io lo prometto. Eccellente, eccellente, eccellente. Ha fatto un bel lavoro con questi studenti, preside Moss. Non vedo l'ora di vedervi tutti domani. Sarà un gran giorno per l'America. Uscite, uscite, uscite. Andiamo. Uscite. Okay. Ciao, senatore. Ciao. Avanti! Ho controllato tutte le stanze, sono tutti presenti e al loro posto. Molto bene, grazie Miss Smith. Oh, santo cielo! Lessie! Vado pazza per Lessie! 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 Le dispiace se lo guardo? La mia TV trasmette solo film porno. L'alcol farà miracoli. Riempili per bene. Ecco fatto. Dolce gramma per Miss Milford. Grazie, Heather. Idea brillante. Miss Milford, l'abbiamo cercata ovunque. Noi tutti volevamo ringraziarla per la bella gita, sa, per averci fatto vedere Washington e anche il cimitero. Sul serio? Perciò le abbiamo portato dei dolci. Non so cosa dire. Vado pazza per il cioccolato. E lo credo, non mangia altro. Beh, dobbiamo andare a letto. Sono così stanca. Ciao. Credo che comincino finalmente a rispettarmi. Sono stati così carini a portarmi il loro piccolo dono. Sono dei bravi ragazzi in fondo. Hanno solo bisogno di un esempio. Ti posso chiedere una cosa? Ho il seno troppo piccolo. Perfetto. Ne sei proprio sicuro? Sicurissimo. Miss Milford, non credo che sia il caso. Miss Milford, io non credo. Spero che Todd apprezzi quello che abbiamo fatto per lui. Calma, aspettate un minuto. Avete considerato le conseguenze a cui andate incontro se il preside lo venisse a sapere? Andiamo a quell'albergo stellare. C'era scritto che davano una festa. Ehi, buona idea, Virus. Questo è troppo, adesso basta. Come presidente del consiglio studentesco ho pienamente diritto di prendere il comando. Siete tutti confinati nelle vostre stanze finché non viene il preside Moss. Miaschi, pensi tu a questo squallido? Mettimi una mano addosso e ti faccio causa. Preside Moss! Sì.
Andiamo, sì. Se non mi faccio qualcuno stasera, penseranno tutti che sono una perdente. Lei che ne pensa del sesso tra razze diverse? Dicono che sia il massimo della goduria. Sì. Barista, è vivo morto. Ah, bella esecuzione, Herbert. È festino di merda, fratello. Io pensavo che Washington fosse un posto eccellente. Ehi, Reggie, quando la smetti di fare lo stronzo e ti butti su Wanda? Ehi, Zucker. Frank Hardon, proprietario della Bounty Burger Enterprise. Vuole togliermi le mani di dosso. Perché non vieni su con me? Ce ne andiamo in camera mia a fare due salti. Lasciami immediatamente, vecchiaccio alcolizzato. Non ti lascerò andare finché non prenderai questa chiave. Ti posso pagare se preferisci. Ehi, stai bene? Sto bene, grazie. Vuoi che lo prenda a calci in culo? Raduna il gruppo, vi invito a una festa. Sublime. Senti, se ti inginocchia, poi ti metti una tovaglia in testa, chi vuoi che se ne accorga, Succederebbe se i morti viventi esistessero veramente. Sì. Che strano, io ci penso continuamente. Davvero? Ah, pure io. Ascolta, posso tentare un esperimento? Ah, va bene. Sei... ah... bella. Davvero?
D'accordo. I medici dell'ospedale non hanno dato alcuna spiegazione per l'improvvisa scomparsa dell'uomo misterioso, adesso conosciuto come La Fiamma. È stato visto l'ultima volta, eccolo in una ripresa amatoriale, che correva nel cimitero di Arlington. La polizia ha cercato dappertutto la torcia umana, ma al momento non ha trovato alcun indizio. Da Washington, Benjamin Philly. Ehi, Virus. Scommetto che non hai mai visto niente del genere in vita tua. Vuoi scopare con me? Scusami. Sì, è stato bello anche per me. No, vieni qui. Sono Miyazaki, sono qui per salvarti. Cos'è successo? Io non lo so. Adesso prova ad entrare. Ho paura. Non devi, andrà tutto bene. Come ti chiami? Emily. Allora, eccoci qui. Noi due soli soli. La prima notte a Washington. Già. Senti, avevi ragione quando mi hai detto tutte quelle cose. Quali cose? Sai, sul fatto che dovevo capire che avevo sprecato la vita a studiare. Studiare fa schifo. Bene, io non lo farò mai più. Davvero, non studierai mai più? No, non sprecherò mai più la vita. Ah, brava. Adesso vorrei chiederti un favore. Certo, quale? Beh, ci ho riflettuto molto e... Ho deciso che non voglio arrivare vergine all'università. Oh. Oh. Missione compiuta. Un secondo. Scusi, Miss Milford. Oh, mio Dio, che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? E io allora? Lavoro da soli 2 giorni e sono già andata a letto col principale. Sono Natale, donnaccia. Oh, sei là dentro? Il senatore. Oh, mio Dio.
Siamo perduti, siamo perduti! Apra la porta! Usa un secondo, signore! Ma arriveremo tardi! Ci aspettano al Campidoglio e lei si sbatte la maestra di matematica. Di dattilografia, prego. Come vuole, non state lì impalati. Vestitevi, andiamo. Non perdete tempo, io vi aspetto fuori. Sì. Studente, siete già svegli? Aprite la porta. Beh, tranquillo, signore, li troverò. Un idiota subumano avrebbe fatto di meglio. Niente paura, signore, niente paura. Sono sicuro di trovarli qui vicino. È una città molto grande, somaro assoluto. Oh mio Dio, li abbiamo trovati. Mangia questo. Cosa? Una capra. È inaudito. Credo che siano qui dentro, signore. Di qui, di qui. È solo una grossa bottiglia. Eccoli qui, signore. Beh, ragazzi, è chiaro che nessuno ha sentito la sveglia. Perciò muoviamoci, svelti, svelti, svelti. No, non andiamo da nessuna parte col senatore buco del culo. Bravo. Senatore buco del culo. D'accostino, come ti permette di parlare così? Prima deve sapere la verità, Presidente Moss. Sembra che il senatore Luhrmann ci abbia invitato a Washington con il solo e unico scopo di mettere in imbarazzo il presidente per distruggere il suo progetto di legge sulla scuola. Cosa? Tutto quello che ci serve per denunciarlo è qui dentro. Come sei riuscita a rubarla? Questa informazione è assolutamente riservata. Non mi provocare, imbecille! Senatore Luhrmann, non riesco a credere alle mie orecchie. Tu chiudi la bocca, sgualdrina. Aspetti un minuto, senatore. I ragazzi possono anche non essere quel che si dice la creme della creme. Ma questo non le do certo il diritto di trattarli con i piedi. Bravo. In quanto a Miss Milford, esigo che le chieda subito scusa. Perché? Non ho bisogno di te e nemmeno di voi. Salverò il mio progetto in qualche modo. E in quanto a te, fantasma penoso di preside, hai chiuso col liceo di Fairmount. Anzi, farò in modo che tu non lavori più in nessuna scuola d'America. Chiaro? Otto anni di insegnamento buttati via. Che cosa farò ora? Non ti preoccupare, fratello, ci metteremo una buona parola noi. Ragazzi? Ma sì, sì, certo, certo. Ehi, abbiamo un grosso problema da risolvere. Che succede? Il senatore ha preso Miaschi. Ma dove è andato? Andiamo ora, figliolo, non possiamo far aspettare il presidente. Beh, è stata una gita molto interessante, vero? Che cosa possiamo fare? Torniamo a casa. No, non è giusto, dobbiamo rimanere. Ma se andiamo alla conferenza faremo solo fare una figura peggiore al presidente. È come in Vietnam, non possiamo vincere. Quello che ci serve è un miracolo. Già, come quando è bruciata la scuola appena prima degli esami. Siamo stati noi. Siete stati voi? Sì. Se possiamo fermare gli esami, possiamo fermare un senatore buco del culo, giusto, Virus Man? Sì, giusto, Dani. Sì, coraggio, diamoci da fare, ragazzi. Giusto. Dai, andiamo. Andiamo. Avanti, svegli. Ehi, Todd. Aspettiamo te, fratello. Vuoi dire, volete che venga con voi, ragazzi, dopo le cattiverie che ho saputo farvi? Sei uno di noi adesso. Sì, sì, certo. Certo. A
non abbiamo tempo per i buoni sentimenti. Scusate. Vengo con voi. Oh, sì, sei davvero elegante. Ma che cosa fa? Lei guida troppo piano. Lo voglio guidare io, l'autobus. Tu puoi controllare i tempi, preside. Dai col rock and roll! Sì, dai, rock and roll! Ora ascolta. Tu aspetta qui finché non ti chiamano, chiaro? Rendimi fiero di te. Tempo. 2 minuti esatti all'ora X. Jack, qui è una scorciatoia. Spock, mi porti su. Spock, sono pronto adesso. Una settimana fa ho ricevuto una lettera di alcuni studenti che mi esprimevano le loro preoccupazioni per la riforma scolastica. Come vostro presidente, ho sempre pensato che fosse mio compito comunicare con i giovani ed ascoltare la loro voce. Perciò, senza altri preamboli, sono lieto di presentarvi il futuro dell'America. Avanti, scendete! Andiamoci, ragazzi, dai! Avanti! Ecco, di là! Vai, forza! Avanti! Perché non lo stimoliamo con qualche domanda? Dimmi, figliolo. Figliolo? Quale pensi che sia il problema che affligge le nostre scuole? Che vuoi? Fermi tutti! Quest'uomo è portatore di handicap mentale! Chi sono queste persone? Siamo quelli del liceo di Fairmount! Scusate il ritardo! Ma che succede qui? Questa gente non ha diritto di parola! Mi ascolto bene! Non sono i ragazzi che hanno dato la festa ieri sera? Sì, sono... Non possiamo continuare, abbiamo già sentito il rappresentante di Fairmount! Fateci parlare! Fateci parlare! Non hanno la parola, signor presidente! Intervento illecito! Intervento illecito! Ordine! Possiamo cacciare questi facinorosi! Ordine! Vi concederò soltanto un minuto. Di qualcosa di intelligente, è chiaro? Signor Presidente, siamo venuti qui per informarla che lei è vittima di un raggiro. Il senatore Luhrmann ha usato Miyazaki per imbarazzarla allo scopo di far passare un progetto alternativo di riforma scolastica. È un'ignobile bugia! Come hai osato?
Signor Presidente, questo è uno sconcio. Io cercavo solo di proteggerla da questi delinquenti giovanili. Sei tu il delinquente? Ho preso alcune informazioni su di loro, signor Presidente. Hanno saccheggiato una stazione di servizio, hanno spento la fiamma di Hoover e sono anche responsabili della morte del loro autista. Senta, forse siamo casinari balordi. E non abbiamo nemmeno scritto la lettera, l'ha scritta Lisa. Lei è la prima della classe. Io non ho ancora avuto il tempo di leggerla, ma scommetto che quello che ha scritto sulla scuola era stupendo. Già, voi gente del governo dovete fare in modo che le future generazioni abbiano una buona educazione, così che non diventeranno come noi. Noi siamo perduti, ma non è troppo tardi per salvare gli altri. Sì! 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 Un'ultima cosa, non abbiamo ucciso Rosso, ha festeggiato a morte! Sì! Sì! Andiamo via, è inutile, ragazzi. Su, andiamo. Norman, ti voglio vedere nel mio ufficio oggi pomeriggio. Signor Presidente... Oggi pomeriggio e non discutere. Straordinari! Ehi, non sottovalutare mai il liceo di Fairmount, eh? È chiaro? Ci vediamo nel giro vecchio, scemo per sempre! Non è stata una gran bella gita. È pazza! È stata un vero incubo. Avanti, tutti sull'autobus, prima che qualcos'altro vada storto. Steve Nissack è l'aiuto manager dei gasati dalla vita. Herbert Jones è diventato un Hare Krishna e ora balla e canta negli aeroporti di tutto il mondo. Carla Morgan ha aperto con successo una catena di palestre di aerobica nuda. Meg Smith è diventata una massaggiatrice viaggiante nel circuito donne professioniste di golf. Lisa Perkins si è laureata magna cum laude a Princeton. È ansiolitico dipendente. Miss Milford è attualmente la capocameriera del ristorante Tettone a Dayton, nell'Ohio. Barry Virus Kemmer è diventato multimilionario producendo CD-ROM porno. Miyaski ha continuato a non fare niente. Wanda e Reggie hanno aperto a Venice, California, il negozio Bonzilla di articoli per droga. Il preside Moss è stato assolto dall'accusa di stupro presentata da Miss Milford. Dax è stato designato ambasciatore giovanile in Italia. Dopo aver accidentalmente incendiato il Vaticano, è stato cacciato da quel paese. Travis ha trovato lavoro alle poste. Bye.
cause I get high. Even when I don't try, let a pass by with a wink to the eye. I reserve the right to be strong. I reserve the right to take a turn left on stones. I am variety. Don't try to be, there's really no point you biting me. I'm glad to see that it's easy for me to be an MC. Let me tell you a little story like my dog Bobby. Hated the poor man, so I tried to play Connor and make things cool, and I said, just let him smell me. Hold out your hand, he reached it on out, and then bam, he bit him so fucking hard. Blood was steady gushing all over my backyard. I kept apologizing, I felt so fucking bad. The dude was so cool, didn't even get mad. He said, man, don't sweat it, that's a dog meaning. Took me a farm and went back to his cleaning.